Io ora voglio registrare, lo so, sono spettinata, ho le occhiaie, lo so, non sono proprio presentabile, però lo sapete che questo è un canale schietto, sincero e spontaneo, quindi... Io sono stata convocata, attenzione, perché a me mi riprende il male dello stomaco solo se ci penso, sono stata proprio convocata dal dentista perché è arrivato questo, perché voglio fare il primo utilizzo con voi, questo è il senso. Praticamente mi ha chiamato il dentista dicendomi il tuo bite è pronto. Per chi di voi si ricorda, per tutti gli altri giù nell'info box, se mi ricordo, vi metto il link al video in cui andavo dal dentista la prima volta e morivo letteralmente di paura. Andando dal dentista diversi mesi fa, in effetti, venne fuori la natura del mio problema. Il mio problema è che io passo le ore, le 24 ore, tenendo il morso stretto, cioè sto così. Praticamente, cioè io mi rendo conto a volte mentre guido che sto lavorando, che sto così, sto in riunione, sto così, sto in attesa di uno studio medico, sto così, sono sul divano a montare un video, sto così e di notte io dormo così e mi sveglio con un senso di tensione al collo, tant'è che quando comincio a muovermi, perché magari inizio a vestirmi, mi sento un malessere che parte dal collo, come se mi sentissi con la pressione bassa, debole. In realtà non è quello, ma è che io sto così tutto il tempo e quindi i nervi qui dietro, la cervicale che voi che fa festa proprio. E quindi io mesi fa, insomma, sono andata dal dentista e questo mi ha detto: cara mia, ti devi mettere il bite. Abbiamo fatto 1000 impronte su impronte, che poi se c'è una cosa che io detesto è quando il dentista ti deve prendere le impronte. Lo detesto perché ho un riflesso esofageo molto pronunciato, per cui tendo a sentire l'impulso, il conato, e mi fermo. Tanto avete capito. Quindi per me prendere queste impronte è stato difficile, tant'è che le abbiamo prese numero 3 volte, mica una, mica due, 3 volte. E quindi ecco perché sono passati tanti mesi e via dicendo. Perché poi tutto questo non lo fai con il dentista, lo fai con l'ortodentista, che nello studio del nostro dentista c'è una volta a settimana, va. Cose logistiche. Allora, niente, oggi mi hanno chiamato, diceva: vieni perché il tuo bite è pronto. E quindi sono andata e mi hanno dato il bite. Questo bite, che io ora per completezza di informazione mostrerò, se siete deboli di stomaco, fermatevi qui. No, vabbè, ma non è niente di... Cioè, secondo me non è niente di... Cioè, ben oltre e ben peggio. Questo bite in realtà che io dovrò indossare di notte e 2 ore al giorno, tutti i pomeriggi, nel momento in cui io rientro a casa, almeno 2 ore al giorno. Abbiamo fatto un attimo una contrattazione io e il dentista. Sì, ma tu a che ora rientri? Sì, vabbè, ma perché poi che fai? E perché devi per forza telefonare a tua madre? Fatti i cazzi tuoi se io rientro a casa e chiamo mia madre, sarò libera. Vabbè, insomma, abbiamo contrattato un po' sul numero di ore pomeridiane da dedicare a questa cosa. È venuto fuori questo numero, 2 ore il pomeriggio e poi appunto tutta la notte. Dovrò, dato che oggi è il primo giorno, oggi lo indosserò per un'ora, che sarà l'ora prima di cena e basta. Domani 2 ore di pomeriggio e basta. Da dopodomani solo la notte e dal quarto giorno dovrò indossarlo a pieno regime, quindi 2 ore il pomeriggio e poi tutta la notte. Io sono terrorizzata perché nel frattempo mi sono consultata con amiche e conoscenti. C'è chi dice una cosa di sto bite, c'è chi ne dice un'altra, insomma, una serie di cose. Questo bite che non è poi così immediato da gestire, perché in realtà bisogna fare attenzione a un sacco di cose. Io adesso ve le racconto perché so che non devo fare niente di straordinario, no? Perché il bite in realtà lo usano veramente tante persone, perché lo stress ci mangia vivi un po' a tutti, perché ovviamente il motivo che io tengo il morso è lo stress, è chiaro, no? Una collega addirittura mi ha detto: sì, ma tu non dovresti togliere il sintomo usando il bite, dovresti andare a ritroso alla causa del tuo stress. Che io ho fatto, amore mio, qui se dobbiamo pensare a tutti i motivi per cui la sottoscritta è stressata, facciamo il 2020, che ti può risolvere se i problemi sono sempre quelli? Intanto pensiamo al sintomo che mi facilita la vita, se no è un circolo vizioso sta storia dello stress. Tornando all'utilizzo, vi dicevo perché vi racconto tutto questo, perché non è sicuramente non sono l'unica a doverlo usare e ci possiamo confrontare, no? Quindi io vi racconto quello che mi dicono, adesso vi farò vedere come sarà la situazione. Chi di voi? Ma cos'è sta cosa? Qua, qua, qua.
Guarda, mi ha sporcato il dentista con quel cosetto. Vabbè, datemi consigli tra voi. C'è chi lo usa sicuramente, datemi consigli. Quando non lo utilizzo, deve stare avvolto nella carta assorbente perché non si deve creare umidità, se no poi puzza. Poi io lo indosso la notte. La mattina me lo tolgo e lo lavo con lo spazzolino e il dentifricio, sciacquo ovviamente, e va asciugato bene 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 con la carta assorbente e poi avvolto in carta assorbente asciutta e riposta qui dentro al mattino. Poi ogni 3 giorni va sgrassato. Mi viene pure da ridere, vabbè, va sgrassato con il limone, quindi bella spremuta di limone sopra, poi si sciacqua, si asciuga bene bene, si mette nella carta assorbente asciutta e lo si ripone. Ogni 6 giorni, oltre al passaggio con il limone, bisogna anche disinfettarlo, pulirlo bene bene e quindi vai giù da mughina, quindi prima la mughina, poi il limone, lavi lavi lavi, asciughi 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 e lo riponi. Insomma, è un bel impiccio sta storia, anche perché io non lo so quanto durerà tutto questo spettacolo, perché ovviamente è un discorso che cambia da persona a persona. C'è chi ci mette 4 mesi, c'è chi ci mette 4 anni. Io, col famoso culo che mi ritrovo, ci metterò 5 anni, perché ovviamente per risolvere il mio problema utilizzo. Sono le, nel frattempo, 8 meno 20, sì, perché sono 10 minuti che chiacchiero davanti alla telecamera. Allora io mi lavo le mani, me lo inserisco e vi faccio sentire la parlata. Ah no, fermi, c'è una cosa fondamentale. Nel momento in cui ti metti questo bite che ti copre l'arcata superiore e il palato, la lingua non sa più dove deve mettersi. Contemporaneamente, mi viene troppo da ridere, contemporaneamente l'ipofisi riconosce l'oggetto come estraneo al tuo corpo e lo considera cibo e quindi ti fa produrre un sacco di saliva che tu non riesci a mandare giù perché c'è la lingua che va su, giù, destra, sinistra. Hai un sacco di saliva in bocca perché, dato che l'ipofisi pensa che sia del cibo, in pratica ti serve la saliva perché tu con la saliva digerisci, no? Inizi la masticazione e la digestione che si sa, celebre la frase, la digestione comincia in bocca. Quindi c'hai un sacco di saliva perché l'ipofisi ha capito non fischi per fiaschi. Per di più, la saliva non riesci a mandarla giù le prime volte che l'utilizzi perché non sei abituata a averci st'impalcatura in bocca. Tra parentesi, io da ragazzina ho 8 anni di apparecchio fisso ai denti, non sono proprio una novellina. Praticamente c'è un esercizio da fare, soprattutto le prime volte. Poi man mano che uno si abitua a tutta la questione lo puoi evitare, però le prime volte c'è questo esercizio da fare che prevede parlare o cantare. Quel simpaticone dell'ortodentista mi ha detto: mi dispiace per Flavio che dovrà cibarsi le tue canzoni, senza considerare che A, con sto coso in bocca parli male e mo sentirete, B, cantare. Io sono snastonata come una campana. Tu pensa con sto coso in bocca quanto, che cosa può uscire, che suoni brutti. Altro che disagio, Nadia, altro che disagio. Quindi io adesso me lo metto, mi lavo le mani, me lo metto sull'arcata superiore e devo iniziare a parlare. Per un'ora mi ha dato una serie di consigli quel simpaticone dell'ortodentista. Mi ha detto: prendi un libro e inizia a leggere ad alta voce. Nel frattempo dovrebbe più o meno rientrare in casa Flavio. Quindi io sto facendo tutto questo show adesso, a parte perché sono rientrata veramente da neanche 3 quarti d'ora, ma poi perché voglio testare subito la sua resistenza a questa cosa. Quando però mi sono un pochettino abituata, mi sentirà dire 2 frasi e poi c'è da preparare la cena, che sarà quella: le pizze di natura sì, con un cincinin di pomodoro in aggiunta. Stasera ci mangiamo quelle, quindi mi faccio un'ora di questo e poi però ho la mia ricompensa. Va bene, mi lavo le mani, me lo metto. Aspettate, vi faccio vedere com'è. Come sa, poi sta scatola che si autosigilla, io già la odio. In pratica il bite è questo, ragazzi. Pronti? È questo qua. Arrivo, me lo metto e torno. L'ho messo, è una cosa tremenda. Non riesco neanche a essere seria con questo coso qui, è una cosa tremenda. Ah, me lo sono tolto un attimo per salutarvi. Ci vediamo dopo, probabilmente quando rientrerà Flavio, così vi faccio vedere la sua reazione, se riesco a riprendere nel momento in cui lui entra in casa. A dopo. Ah! Oh, che orrore! Oh, che orrore! Oh, che orrore! Ma perché lo stai portando adesso? Un'ora oggi, ho fatto 4 ore e mezza, ma me lo tolgo. Usa un muro, 1 ora e mezza, levatelo, no? Stavo aspettando te. Va bene, e niente, ho condiviso con voi anche questo e anche la reazione sua, che proprio. E basta.
Senti, il video finisce qui. Ma lì che è successo a Coriz? Ti ci ho messo una puntina di pomodoro. Ah, un po' di due cose. Sì, se ne vuoi un po' di più, sto ancora lì. Senza che ti lamenti. Non mi sono lamentato. Mi sono forse lamentato? Va bene, noi ceniamo e io per oggi con il bite ho finito. Se ne riparlo domani. Ciao!